Qua ogni giorno è un rischio, figurati di organizzare una festa di compleanno. Lo so, è vero, ma mancano solo 2 settimane. I servizi sociali non sono così veloci. I nostri bambini hanno bisogno di normalità. Aspetta. Aspetta. È qui. Vabbè, adesso lo lascio così. Però domani mattina lo devo sostituire. Sei bravo. Grazie, avevo una piccola ditta di riparazioni. Giustavo frigoriferi, lavatrici, cose del genere, insomma. Poi che è successo? E poi il debito è aumentato, ho perso i clienti, è andata tutto all'aria, insomma. Ah, la verità è che mi sono perso. Dai, tieni. Vado a dare un'occhiata ai bambini. Sì. Sai, è la prima volta che si addormenta senza di me. Cos'è successo alla mamma di Carlo? Morta subito dopo la sua nascita. Carlo aveva soltanto 2 anni. E io gli ho detto che era partita per una missione spaziale. Sai, quando ho lasciato Israele, ero una persona diversa. Avevo tanti sogni, volevo fare il medico. Poi ho conosciuto Christian e ci siamo sposati subito. Ho lasciato gli studi perché a lui non faceva piacere. Dopo un po' non gli faceva piacere più nulla. Il timpano me l'ha rotto con un pugno. Ho provato a chiedere aiuto. Nessuno mi credeva. Agli occhi degli altri mi faceva passare per pazzo. Ma tu no, invece. Tu hai visto. Come hai fatto ad andare via? Una notte mentre dormiva ho preso Emma e ce ne siamo andate, così, senza niente. Ho pensato a Torino perché è una città grande. Credevo che non ci avrebbe mai trovate. E invece. In ospedale. Spero solo di avere il tempo per organizzarmi. Perché non lo denunci? Non ce la faccio.